Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Leonardo. Io sono Tommaso. E nel video di oggi ragazzi faremo una challenge pazzesca. Non so se qualcun altro l'ha già fatta, però io non l'ho mai vista su YouTube. No. Praticamente, cosa dobbiamo fare? Oggi la nostra routine sarà comandata dall'altra persona, viceversa, facendo solo delle cose con l'iniziale del proprio nome. Quindi lui dovrà scegliere cosa mangerò, cosa dovrò fare, abbinata all'iniziale del mio nome. E io dovrò fare lo stesso per lui. Quindi sarà molto, molto divertente. Non vedo l'ora cosa ne verrà fuori alla fine. Dato che è appena mattina, ci siamo svegliati praticamente ora, dobbiamo prendere tutti gli alimenti, sia dalla merenda, dalla colazione, dalla cena, tutti per essere pronti. Naturalmente ricordiamoci quella nostra iniziale. Quindi adesso voi venite con noi a fare la spesa. Andiamo! Siamo arrivati. Siamo dentro. Adesso però dobbiamo dividerci, perché naturalmente l'altro non può vedere quello che compriamo, no? Esattamente. Quindi io ripeto che dovrò comprare tutti i cibi che voglio per lui con la lettera T. Invece io tutti i cibi che voglio per lui con la lettera L. Il primo alimento che voglio comprare è il limone, infatti, perché inizia con L. Gli farà schifo, sarà tipo tutto bellissimo perché farà una faccia bruttissima, quindi è obbligatorio che io lo prenda. Ragazzi, per colazione non so proprio cosa prendere, però mi è appena arrivato un bagliore di luce, guardate. Treccine! Sono perfette con la T! Quindi queste per colazione. Poi vediamo cos'altro posso prendere. Dato che comunque qualche alimento l'abbiamo già a casa, quindi non devo praticamente comprare tutto, il secondo alimento che voglio comprare è i lamponi, perché so che a lui non piacciono tantissimo, però nello stesso tempo non sarò così cattivo, perché comunque sono lamponi, quindi sono buoni. Quindi il secondo l'ho preso. Ragazzi, guardate, con la T, taralli. Questi li potrà mangiare, non so se li piacciono, forse sì. Quindi non gli è andata nemmeno male, pensa un po'. Infine, ultimissima cosa, le lenticchie, che non hanno sapore né un senso per esistere, però le prendiamo lo stesso. Quindi io ho finito la mia spesa. Per il bere a colazione ho pensato a una tisana. Il problema è che sono qua nel reparto delle tisane ed è pieno di gusti, e quindi devo trovarne uno che gli fa abbastanza schifo, così almeno impara. Quindi vediamo un po'. Zenzero e limone. Oppure zenzero, curcuma ed echinacea. Mai sentito. Quindi sì, gli prendo questo. E adesso prendiamo dei toast. Sì, dai, anche troppo buoni. Ecco qua i toast. Allora, mozzarella, gamberi e salsa cock. Ok, non gli piace i gamberi, quindi li prenderò proprio i gamberi. Allora, siamo appena tornati dalla Coop e praticamente qui sotto ho quello che mi ha comprato Leonardo. Alza pure la tua cloche e vediamo cosa ti ho preso. Ole! Allora, cos'è? Non ti è andata male perché no, ti ho preso una tisana e questa è una treccina. Ah, trecci, ok. Ah, cos'è la tisana? Sinceramente sono dei nomi strani, non me li ricordo, giuro. Ho preso la più schifosa che c'era. Grazie. Senti un po'. C'è lo zenzero? Sì, c'era lo zenzero. Ah, c'era una cosa tipo chiamata Enicea, Anicea. Non so cosa sia, giuro. Vado, la treccina. Però la treccina ti è andata bene. Però adesso sta a te alzare la tua cloche. Quindi dammi a me questa. Allora. E procedi. Oh. Dai. Ma mi è andata benissimo. Io sono stato bravo. A parte questi che insomma non è che mi facciano impazzire. Cioè sì, penso siano buoni, ma... Dai, prendine uno. Non è male. Buoni. Non è male, giuro. E poi, vabbè, il latte. Ci ho preso il latte, tranquillissimo. Latte niente. Buonissimo. Colazione, dai. Dal frigo. Sì. Buono. Buono questo latte, grazie.
Abbiamo appena finito di fare la colazione. Io direi che sei stato molto gentile con me, lo so, dai. Lo so, non è andata male, dai. No, buona. Pensavo peggio, sì, invece è andata bene. Sì, credevo che fossi molto più cattivo in realtà. Invece sei stato buono. Aspetta. Lo so. Però allora, adesso, che cosa facciamo dopo colazione? Di solito abbiamo un po' di tempo libero, no? Quindi io adesso voglio che tu legga. Quindi lettera L, legga. Ok? Va bene. Io invece cosa devo fare? Con la T diciamo... Ah! Fai TikTok. Ah, ok, ci sta. Dai, non è andata male anche stavolta. No, anche stavolta, dai. No. Allora ragazzi, sono pronto. Ho già scelto la musica e più o meno la location, che è questo, diciamo, muro giallo. E adesso andrò a fare un TikTok. Non mi sono nemmeno cambiato perché vi giuro fa troppo caldo. Non ho veramente voglia di cambiarmi né niente. Quindi procediamo. Posizioniamo il telefono. Anche stavolta, dai, direi che non è andata male perché io amo leggere e in questo periodo, ragazzi, sto leggendo questo libro qua, Il sonno della giustizia di Stacey Abrams. È molto bello perché, tipo, sono quei casi gialli inquietanti dove c'è da risolvere gli indizi. Quindi mi piace veramente tanto e adesso ho l'opportunità di leggere un nuovo capitolo. Ok ragazzi, ho appena fatto un TikTok, quindi diciamo che io ho già fatto quello che dovevo fare, ho accontentato Leonardo e quindi andiamo a disturbarlo. Eccomi qua! Si è addormentato? Cioè veramente è riuscito ad addormentarsi? Dai, che era bellissimo. Cioè, si è addormentato veramente? No, era un po' stanco. Ma com'è possibile tu sia... Cosa dice a tua discolpa? Che io stavo leggendo. Sì. E quindi non hai completato quello che ti avevo no, detto? Io non era dormire, ma leggere. Ma ho letto e poi ho dormito. Sei pronto per il tuo pranzo? Sì, sono molto curioso. Spero che sia qualcosa di molto molto buono. Allora, vai, prego, puoi alzare. Ole! Sono tarallini. Mm-hmm. Che ti piacciono, no? Io li adoro, sì. Però io per pranzo mi devo mangiare solo questo? Solo quelli? E io basta. Io ti faccio fare una dieta depurativa. Vabbè, assaggiamoli. Sono buoni. Io sono stato un po' cattivello. Ho paura. 3, 2, 1. Insalata e limone. Io mi devo sfamare con insalata e limone. Sì. No. Dai, ma guarda, te l'ho anche tagliato. Nemmeno è condita. No. È quello il punto. Non puoi. Limone, limo, facci vedere come lo mangi. No. No. Dai, un morsettino. E quel piatto lo devi finire. Buon appetito. Grazie. Dopo questo pranzo orribile, aggiungerei un sonnellino meritato. Mi sto letteralmente annoiando e dato che non so cosa fare, andiamo a rompere le scatole a Leonardo. Oh, eccolo qua. Ehi, so che ti sei steso da 2 minuti, però ho un incarico per te. No. La tua prossima cosa che devi fare... Apri gli occhi. La prossima cosa che devi fare è... lavare i panni. Assolutamente no. Lettera L. Lavare i panni. Quindi, per favore, si alzi, prego, signore. Ti divertirai così tanto. Non vedo l'ora. Che bella questa challenge, vero? Dai, no. Sorridi. Insegnaci come si fa la lavatrice. Prendete i panni, li buttate qua dentro. Per bene però devi lavare, eh? Per benissimo, ci pensa lei. Eh. Poi
prendete questa e ce la buttate proprio tutta. Sì, certo. Una sola. Poi chiudete. Ma togli! Date il via e lei frulla. Ed è fatto. Ah, come sei stato bravo. Grazie, grazie. Adesso fallo per davvero. Ora lo faccio. Buon divertimento. Ho lavato i panni e sono riuscito a fare la lavatrice per la prima volta. Però stavo pensando che adesso lui prima rideva tanto, che devo fare la lavatrice. Adesso sai cosa faccio fare a lui? Gli faccio tendere con la T i panni. Quindi Tammy, corri. Ho un incarico molto bello da farti fare. Tipo? E adesso lo vedrai. Li vedi questi panni? Sì. Adesso prendi e li vai a tendere là ai fili. Cosa devo fare? Devi andare ad attenderli tutti. Non è vero. Oh sì, invece. Dai, perché sono sei così anche cattivo? Un bel... avevi a non fare tanto lo spiritoso. Adesso tutti questi li devi mettere qua. Sì, va bene. Però non voglio essere ripreso. Invece ti muovi. No, io non so come si fa. Aspetta. Però che scatole, cioè, nel senso, non è normale, ovvio. Sei ancora... La smetti di riflettere? Ragazzi, non sa tendere i panni. Non sa nel libro. Allora. Che bravo. Lo so, grazie, ho quasi finito. Guarda qui che precisione. Però ho diviso la tua roba, e questa è la tua roba, e questa è la mia roba. Wow. Quindi, cioè, merito veramente un 10 lode per questo mio lavoro. 10 lode, sì. Lo so. Bravissimo. Grazie. Ottimo allora, lavoro. Allora, vediamo cosa mi offre il menù stasera. Per cena, per te, abbiamo... Ole! È un fantastico toast e del tonno. Ah, vabbè, dai, sei stato bravo, ci sta. Il toast è i gamberetti. Io non lo mangio. Te odi i gamberetti? No. Sì, lo sai che mi fanno schifo i gamberetti. Quanti toast c'erano laggiù dove l'hai comprato? 3000 ci saranno stati al prosciutto, al formaggio. E te hai preso quello lì proprio che mi fa schifo. Te mi hai fatto la lattuga e il limone? Ma te non, adesso... come facevi a sapere che ti facevo la lattuga e il limone? Mi faceva comunque schifo, sapevi che mi faceva schifo. No, dai, senti. Buon appetito. Che bontè. No. Fanno schifo i gamberetti. Delizioso. Rullo di tamburi. Ole! Io ho già capito purtroppo. Che sono dici? Lenticchie. Buone. A me piacciono. Già, io sinceramente non le ho mai mangiate. Dai, mangi. Tra l'altro non sono neanche cotte. Dai, voglio sentire il croccante. Non sono commestibili. Sono commestibili, mangia. No, più di una. Un chicchino. Più di una. Uno solo. Più di una. Buone? Sono sassi. No, sono buonissime, dai. Sembra la spiaggia. Un'altra. Una sola. Sennò poi non fai cena, Cioè, dai. Peccato, starò a stomaco vuoto. Dai, mangia. Che sono anche morbide. No, sono dure. Buonanotte, addio. Sai cosa pensavo? Cosa? Continuiamo un attimo la sfida. No. Ah già, a parte il giorno non è finito. Te dovrai andare a dormire sul tavolo. Qua fuori. Sul tavolo fuori. Assolutamente no. Io non accetto questa sfida. La giornata non è ancora finita, quindi alza le chiappe e vai di là. Ma secondo te io posso andare a dormire fuori? Te scegli dove posso dormire io. Qualcosa con la L. Letto. Ah! Io non posso andare a dormire fuori, cioè mi chiudi fuori la porta? Oh, sì. Ma ti muovi? Veramente? Vai fuori. No, dai, ma veramente? Buonanotte, ma aspetta. Ho paura. Spengo anche la luce un attimo. No, dai, no. Ok, dai. Buonanotte. Ok ragazzi, io posso comodamente andare a dormire nel mio letto, quindi buonanotte. Io in questo momento sono fuori in un tavolino con una tovaglia. Però almeno posso usare il telefono e appunto la torcia che mi fa luce. Quindi stasera dormirò qua
solo suo letto, su questo tavolo, per tutta la notte. Ah, vi prego ragazzi, ho tanta paura di quello che possa succedere stanotte. Però, a parte questo, vi ricordo comunque... Aspettate. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, postiamo video ogni sabato, quindi mi raccomando tenetevi aggiornati, lasciate un like, commentate e seguiteci su tutti i social. Quindi niente, per me è una buona notte. Voglio piangere, ve lo giuro, voglio piangere. Io non voglio dormire su un tavolo con una tovaglia. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao.